In un mondo motociclistico sempre più dominato dalle enduro stradali e dalle maxi enduro, la necessità di caschi adventure va ovviamente crescendo. Ed è proprio lì che arriva lui, il casco di Scorpion Sports, la DF 9000 Air Trail, che oggi andiamo a scoprire nel nostro unboxing. Eccoci qua, Scorpion ADF 9000 Air. Vi do qualche impressione a caldo, qualche pro e qualche contro di questo casco Adventure di Scorpion Sports. Allora, per prima cosa mi piace molto la sensazione di qualità che in generale percepisco grazie alle finiture, ai materiali, soprattutto come vedremo tra poco in dettaglio quando vi parlerò delle caratteristiche tecniche. E poi le sensazioni, beh, sono da casco premium senza dubbio, perché mi piace per esempio come mi avvolgono gli interni grazie al sistema AirFit. Con la pompetta qua dentro riesco infatti a gonfiare cuscinetti che vanno a schiacciarmi bene, mi sembra quasi di avere un casco su misura. E poi cos'altro? Beh, la visiera qua ha un funzionamento, quasi una regolazione micrometrica, dà tanta sensazione di qualità. E la presa d'aria qua davanti funziona piuttosto bene, entra davvero un bel po' d'aria e ora con queste giornate calde è sicuramente un plus. Però il meccanismo per aprirla è qua dentro e quindi non è facilissimo da andare a cogliere con il dito mentre si sta ovviamente marciando. Ultimo ma non per importanza, il frontino. In Scorpion Sports hanno fatto un bel lavoro perché sono riusciti a evitare che crei grandissimi fastidi quando si procede in autostrada a velocità più sostenuta. Come? Con queste feritoie che ci sono qua su. Chiaramente però c'è una controparte, ossia che con queste fessure qua passa un po' d'aria e quindi c'è qualche fruscio in più. Parlavo prima di qualità e iniziamo dalla calotta, che è in fibra ultra TCT. Su di essa trovano spazio tre prese d'aria e l'Aero Tuned Ventilation System. Classicamente una presa d'aria qua davanti, nella parte bassa della calotta, e due qua in alto con l'estrattore dietro che fa uscire l'aria appunto dalla parte posteriore del casco. Il peso della DF 9000 Air è di 1450 grammi in taglia M. Veniamo ora al capitolo visiera e visierino. La prima è dotata della lente antiappannante Pinlock, che ovviamente scongiura qualunque rischio di appannamento accidentale, mentre il visierino interno parasole è dotato di trattamento anti-fog su entrambi i lati. E nel kit dello Scorpion ADF 9000 Air c'è anche la seconda visiera, quella fumé, per un look più aggressivo. Veniamo ora al capitolo degli interni, che sono nel tessuto Quick 3, che è il tessuto sfoderabile, lavabile e naturalmente antibatterico di Scorpion Sports, e poi ci sono i cuscini Quick Fit, che permettono, come conoscete benissimo, la possibilità di inserire gli occhiali da vista o da sole all'interno. Particolarità, se vogliamo, della DF 9000 Air, l'avevamo già vista sull'Exo 1400 Air, è appunto il sistema AirFit, che tramite una sorta di pompetta all'interno del casco, all'interno della mentoniera, permette di andare a gonfiare i cuscini qua di fianco e quindi ottenere la migliore vestibilità. Veniamo ora al capitolo sicurezza, che è garantita dalla presenza di un cinturino a doppia D, questi sono in titanio, un materiale pregiato, e poi c'è il sistema ERTS, Emergency Release System, che permette al personale medico specializzato di andare a rimuovere il casco, o meglio i cuscinetti, e quindi di rimuovere appunto il casco dalla testa in caso di incidente. Lo Scorpion ADF 9000 Air è disponibile in tre taglie di calotta, una che va dalla XS alla S, una dalla M alla L e l'ultima dalla XL alla XXL, con prezzi che partono da 399,90 euro per le versioni in monocolore fino ai 439,90 euro di versioni colorate come questa.